è stata allo stesso tempo la giornata più esaltante e tragica della storia dei colori giallorossi. La finale di Coppa dei Campioni tra Roma e Liverpool, finita 1-1 e persa ai rigori dalla squadra della Lupa il 30 maggio del 1984, è diventato uno spettacolo teatrale con il testo di Giuseppe Manfredi e con la regia e l'interpretazione di Paolo Triestino. L'artista romano ha suggellato così il suo amore per la città di Pineto, portando in scena il suo spettacolo in una gremita sala polifunzionale. Il rapporto tra Triestino e Pineto è nato casualmente da una visita alla cittadina adriatica di qualche tempo fa. A far innamorare l'attore sono stati il mare, la pineta e la tranquillità dei luoghi. Così, per iniziativa dell'associazione pallavolo femminile ASI Pineto Sport, in collaborazione con l'area marina protetta Torre del Cerrano e il patrocinio del comune, Paolo Triestino è riuscito a portare in scena a Pineto la sua finale di Coppa dei Campioni Roma-Liverpool, con un punto di vista tutto originale che, partendo da uno spaccato dell'Italia degli anni Ottanta, si immerge in atmosfere classiche che vanno da Shakespeare fino alla tragedia greca. Lo spettacolo ha fatto da apripista al teatro a Pineto ed è stato l'occasione per presentare alla città la squadra femminile di pallavolo ASI Pineto Sport, che sta ottenendo ottimi risultati nel campionato di prima divisione della provincia di Teramo.